Questo video è offerto dalla stazione radiofonica L Radio di Roma. Ricordatevi pure di seguire il sito www.lradio.it e di iscrivere. La radio è la prima sponsor ufficiale di un campionato di comunicazione radiofonica che si intitola High School Radio, dove partecipano tutti i licei d'Italia. Proponete al vostro preside e ad un professore della vostra scuola di iscrivervi in rappresentanza dell'istituto e anche voi potrete creare la vostra rubrica come abbiamo fatto noi. Non dimenticate di seguirli sui social e contattarli sia su Facebook che su Instagram. Per i link giù nell'info box. Ciao amici di L Radio, sono Monica Ward, una voce del cinema italiano da Lisa Simpson a Cenerentola e tantissime attrici. Oggi sono qui per voi a rispondere a un po' di domande. Domanda numero 1. Come si diventa doppiatori? E com'è nata la passione per il doppiaggio? Allora, come si diventa doppiatori? Si diventa passando sicuramente da una formazione artistica attraverso il teatro. Il teatro è fondamentale perché ti insegna le tecniche, non solo le tecniche, ma anche ti insegna ad usare il cuore attraverso la recitazione, che è una cosa che non si può così avere, diciamo. O c'hai delle doti naturali per cui hai così sei portato, diciamo, per la recitazione, ma comunque la formazione deve essere sicuramente teatrale per poi passare al doppiaggio. Com'è nata la passione per il doppiaggio? È nata perché vengo da una famiglia storica di doppiatori. Mia nonna era la voce della strega di Biancaneve e i Sette Nani, e mio nonno era Carletto Romano, la voce di Jerry Lewis, e da lì anche mio padre e mia madre, che mi hanno sempre portato sia sui set cinematografici che dentro le sale di doppiaggio. Quindi è come se tu prendi un bambino di 2 anni e lo così da italiano lo porti a vivere a Londra, e nell'arco di 1 anno, 2 anni il bambino parlerà perfettamente l'inglese. E quindi non soltanto l'attitudine sicuramente alla recitazione, ma nascere in un ambiente quotidianamente che ti insegna giorno per giorno questa passione meravigliosa. Domanda numero 2. La tua passione per il doppiaggio quando hai iniziato si è riflessa pure a casa, considerando che molti membri della famiglia Ward, vedi Luca ed Andrea, tuoi fratelli, ed i tuoi figli sono doppiatori? Dunque, la mia passione sì, nasce da bambina, appunto, come dicevo, grazie ai miei nonni e ai miei genitori, e poi chiaramente si è comunque tramandata anche a tutta la mia famiglia, nel senso che noi nasciamo da questa famiglia storica e quindi inevitabilmente i figli, quasi tutti i nostri figli, fanno questo mestiere come attori e doppiatori, quindi i miei figli, i miei fratelli, perché è un mestiere meraviglioso, ma poi non è certo una cosa che sia scontata, perché io ho tantissimi amici, colleghi, attori, doppiatori che i figli fanno tutt'altro nella vita. La nostra è una passione vera e quindi tutta la famiglia lo fa. Domanda numero 3. Voci femminili in personaggi maschili. C'è una tecnica particolare per fare tutto questo? Vedi per esempio Janky di Monster Rancher, Zeke di Monster Allergy o Steve Urkel o simili? Sì, diciamo che io spesso ho doppiato delle serie dove facevo o dei maschi oppure maschi e femmine. Addirittura per un Monster Allergy ho fatto il provino sia per il maschio che per la femminuccia e ho vinto tutte e due entrambi i provini, perché in realtà penso di essere una delle pochissime attrici, doppiatrici, lo dico con grande orgoglio ormai alla mia età, che ha la poliedricità appunto di cambiare varie vocalità, quindi posso fare sia dai maschi che le femmine. Non ho nessun tipo di difficoltà perché lo faccio praticamente da quando sono nata, quindi ho la tecnica per cambiare la vocalità da donna, da bambina, a maschio, a uomo. Domanda numero 4. La concorrenza tra colleghi per accaparrarsi un personaggio da doppiare, attore o cartone che sia, è molto spietata, sia in generale che dal tuo punto di vista? Ma guardate, all'epoca mia, quando io ero giovane, io sono una persona che non soffre né di invidia, né, cioè, è un sentimento che proprio non mi appartiene, l'arrivismo, queste cose così, non, diciamo che ho vissuto anche un'epoca storica da ragazza dove eravamo molto unite, per cui se una di noi vinceva un provino per fare una cosa importante era contento o contenta appunto per l'attrice che vinceva il provino, quindi
rivalità in questo senso non ne abbiamo, forse soprattutto perché comunque sono ritenuta ormai una delle voci più importanti italiane e quindi ho fatto veramente di tutto di più. Non c'è un'attrice che vorrei fare perché ne ho fatte talmente tante che va bene così. Domanda numero 5. Un consiglio per le nuove leve che, soprattutto in questo periodo di emergenza dove siamo a casa, vogliono avvicinarsi, tenersi allenati, imparare questo mestiere o semplicemente, se sono agli inizi, migliorarsi. Allora, un consiglio a tutte le nuove generazioni è quello che dicevo prima, partire dalla recitazione, quindi fare un bel corso di teatro che non solo aiuta psicologicamente a lasciarsi andare alle proprie emozioni, ad essere anche più liberi nel trasmettere emozioni, ma allenarsi appunto anche banalmente in questa chiusura che c'è in questo periodo storico con questo maledetto virus che ci costringe a stare in casa, esercitarsi a casa con lettura a voce alta oppure addirittura registrarsi anche banalmente, se non si ha un computer per poter registrare la voce lo puoi fare con il telefonino, quindi ti prendi delle scene di film sul computer dove c'è un'attrice, un attore che ti è congenio, scrivi il testo su un foglio e lo senti doppiato e poi ti riregistri la sua voce e cerchi di andare a sync nel miglior modo possibile. Questa è un'esercitazione che si può fare tranquillamente a casa, ore e ore, insomma ci potete passare, io passo ore a cantare perché è un mio hobby meraviglioso, quindi voi potreste fare questo per allenarvi. Domanda numero 6. In quale dei personaggi che hai doppiato ti immedesimi di più e in quale di meno? Ti senti più o meno una Heather, Lisa, Steve Harker o una Connie Torres di Camp Rock? Ma il personaggio nel quale mi rispecchio di più sicuramente è Cenerentola, perché io nella vita mi sento molto Cinderella, quindi è il personaggio che mi è piaciuto di più in assoluto fare. In secondo viene i Simpson, chiaramente fa parte della mia vita di doppio, quest'anno è la 31esima stagione che doppiamo e quindi Lisa fa parte di me anche un po' a livello caratteriale, quindi sono molto affezionata. Un personaggio, forse l'unico della mia vita che mi ha fatto faticare, è stato un film che ho fatto l'altro anno che si chiama Lego Movie 2, dove facevo la regina, quello che voglio si chiamava, che ho vinto il provino per fare questa attrice nera, e in americano è fatta da un'attrice cantante nera, io ho vinto il provino sul cantato. Il cantato è andato meravigliosamente bene, sul parlato ho avuto delle difficoltà perché avere una voce dark, nera, vera è molto difficile, io sono più Cinderella, però mi sono poi alla fine adattata. Domanda numero 7. A noi giovani leve ci dicono di essere plastici e malleabili per ottenere più ingaggi da parte dei committenti, ma come riesci ad entrare fin da subito in sintonia con un personaggio, anche se magari è diverso da te caratterialmente? È giusto il fatto che vi dicano di essere malleabili e quindi di esercitare la propria voce a fare più cose, no? Ma un attore deve saper far tutto e soprattutto un doppiatore. Il doppiatore che deve fare? Deve doppiare un personaggio che non sei tu. Vi faccio un esempio banale. Angelo Maggi, che doppia Iron Man, quindi una voce molto da figura, poi si trova a fare Winchester nei Simpson, che è un ciccione, quindi deve adattare la sua vocalità, lui è un attore longilineo e magrissimo, quindi adatta la sua voce a fare una voce da soggetto, una voce come se fosse un obeso, quindi la sua cassa toracica non è più di un secco ma di una persona molto grassa, quindi riuscire a moderare la voce ed esercitarsi anche a casa in questo, a fare tante caratterizzazioni, non bisogna fare noi stessi, ma bisogna fare il personaggio che vediamo. Allora, come si riesce ad entrare subito in un personaggio? Quello è studio, cioè il doppiaggio purtroppo non è un lavoro che si può improvvisare, non è un lavoro che si può fare così, cioè io ormai chiaramente dopo tantissimi anni a furia di farli, alla fine che cosa devi fare? Devi fare quello che vedi e devi cercare di tirare fuori quella nota di quell'attore. Noi abbiamo questo strumento meraviglioso che è la voce per diciamo interagire con gli altri, no? E così anche il doppiaggio, cioè la tua voce deve entrare dentro quell'anima e quindi per farlo ci vuole comunque tanta
così devi essere portato a fare quella cosa, no? Gigi Proietti, Christian De Sica, i più grandi in assoluto, Massimo Lopez, dice, mi dicono sempre, attori si nasce, quindi comunque un pizzico di talento ci deve essere, perché non è semplice. Domanda numero 8. Cosa ne pensi di questo boom di appassionati di doppiaggio, di questi giovani doppiatori emergenti e o aspiranti? Il nostro è un mondo che fa gola, diciamo, no? È una cosa che attira tanto, come può essere il cinema, come può essere la televisione, il teatro, soprattutto chi è appassionato di recitazione. Il nostro è un mondo meraviglioso, ripeto. A me sembra di non andare a lavorare, io ho 51 anni quest'anno di lavoro fatto sul campo, ma per me è un lavoro meraviglioso, infatti in questo periodo mi sta mancando da morire, quindi ecco perché le persone vengono affascinate da questo mondo così stellare, non so come dire. Però poi, come in tutti i mestieri, non è vero che è una casta, non è vero assolutamente che entrano solo i figli di, non è vero, perché i miei figli, quando hanno ripreso a fare doppiaggio dopo tanti anni, hanno avuto delle difficoltà enormi proprio perché erano miei figli. E quindi è per questo, insomma, che il nostro mestiere che piace. Domanda numero 9. Chi secondo te ha le carte in regola, o meglio, quali sono le carte in regola per arrivare a diventare doppiatori a tutti gli effetti? E cosa ne pensi dei fan dub? Allora, dunque, io penso che chi è che può avere le carte in regola? Io raramente, diciamo, faccio i provini perché diciamo ho aiutato nell'arco di tantissimi anni tantissime persone ad entrare, quindi raramente li faccio, però poi quando me le chiedono persone, che ne so, arriva un ragazzo dopo che me l'ha chiesto 2 o 3 volte e mi dice: guarda, io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, io ho fatto 5 anni di teatro, io faccio anni, sono anni che faccio televisione, faccio teatro, già c'è una preparazione, quindi io dico ok, ti ascolto. Perché dico questo? Perché anni fa, per tanti anni, io ho ascoltato tanta gente che non era veramente in grado di fare neanche un provino. Quindi io chiedo sempre alla persona che si vuole essere ascoltato da cosa parti, perché è inutile che io perdo tempo a sentire magari un ragazzo che ha fatto un corso di un anno di doppiaggio e poi pretende di entrare dentro la sala e di lavorare. Non è una cosa così automatica. È come se io volessi, a me sarebbe piaciuto tantissimo diventare un chirurgo estetico, ma per fare una cosa del genere devi studiare minimo, non so, 7, 8 anni, 10 anni, quindi purtroppo non si può generalizzare pensando che siccome è recitato, è una cosa recitata, la possono fare tutti. Purtroppo non è così, tant'è vero che forse il nostro è un mestiere l'unico che per meritocrazia lavorano le persone che realmente lo sanno fare. Per quanto riguarda i fan dub, dico che sì, amatorialmente è come se io mi metto a fare una canzone di Whitney Houston. Tante volte, quando ero più giovane, ho registrato tanti pezzi così per gusto mio, perché mi piace cantare, ma io non sono Whitney Houston e io non ho studiato così tanto canto per poter essere una professionista ad alto livello, anche se poi, ecco, ormai con l'esperienza canto ho fatto anche delle cose meravigliose, però è così, vanno bene come gioco, lo fai, però non puoi essere, diciamo, credibile come un doppiatore, anche perché non puoi valutare una scenetta piccola. Io non posso valutare una persona da una scena di 40 secondi, no, non si può. Ultima domanda. Finito questo incubo di emergenza sanitaria, saresti disposta a fare altre interviste presso noi, o tu o la tua famiglia, vederci faccia a faccia e vivere la serenità di una conversazione presso L Radio? Finita questa emergenza, e quando volete, noi siamo a disposizione per qualsiasi incontro, anche virtuale, sia io che i miei figli, senza problemi. Come e quando volete, noi ci siamo. Un abbraccio a tutti. Grazie per aver seguito questo video. Se volete che L Radio riesca a intervistare altri doppiatori, raggiungiamo un massimo di 10.000 visualizzazioni, per far capire che siete presenti, che avete voglia di vedere qualcosa di nuovo. Inoltre vi consiglio di seguire Isa Sora nel suo canale YouTube, che vi lascio sempre giù in descrizione. Ciao a tutti!